Bentrovati e benvenuti alla puntata numero uno dei Fatti del Calcio. Non possiamo non iniziare questa puntata lanciando e lasciando un omaggio a chi non c'è più. La Calabria oggi piange uno dei suoi fratelli, il mondo del giornalismo piange infatti la scomparsa di Emanuele Giacoia. Io direi che ha avuto ragione Pace dopo la partita piuttosto disastrosa del Catanzaro a Firenze di dire che il Catanzaro non vincerà lo scudetto, però non è anche il Catanzaro che avete visto a Firenze. E oggi proprio con un Catanzaro fallato imbottito di riserve per una serie di infortuni capitati a Firenze ha pareggiato contro il Torino meritando forse anche qualche goccetta in più. Ha giocato con enorme determinazione, il Torino è rimasto addirittura intimidito e non ha usato molto, tranne qualche tiro, quella con Selvaggi. Ma abbiamo le immagini riprese da Pino Greco e montate da Pietro Cantafio che ci manda la regia da Cosenza. Non ci sono state ma piuttosto azioni interessanti, ecco un bel colpo di testa di Pesce che è stato un suo debutto questo, poi vediamo Bibi che smarca Bacchin e in ultima analisi ma non riesce però ad entrare, Terragno è più lesto di tutti. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. A Napoli secondo tempo non è ancora iniziato, Napoli 1, Inter 0, voi Milano. A San Siro siamo al sesto della ripresa, Milan 1, Roma 0, a voi Genova. A Genova terzo del secondo tempo, Genova 1, Vicenza 0, a voi Terni. A Terni primo minuto della ripresa, Ternana 0, Parma 0, a voi studio. Ecco gli altri primi tempi a Bologna 1, Sampdoria 0, a Torino, Torino 0, Cagliari 1, a Verona, Verona 0, Cesena 0. E qui a Napoli siamo giunti al quarto della ripresa, il Napoli è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter, rete assegnata da Clerici al quinto del primo tempo, una folla delle grandi occasioni qui al San Paolo, sono venuti circa in 80.000 per vedere fino a che punto questo Napoli aveva ancora addosso i segni della partita di Torino, se si era trattato soltanto di un episodio da dimenticare, ma folla anche naturalmente per l'Inter, una squadra sempre di rango e capace di tutto con gli assi che si ritrova nelle sue file. Nei primi 45 minuti questo il breve profilo, si inizia un po' in sordina, poi c'è prudenza nelle due squadre, ma naturalmente la rete del Napoli al quinto rompe l'equilibrio. L'Inter è costretto ad attaccare fino all'area di rigore napoletano, il suo gioco riesce discretamente, i suoi uomini operano anche degli buoni scambi. Grazie Mary, vediamo che le emozioni all'Olimpico non mancano, comunque siamo giunti qui al sesto della... Giacoia fu il volto storico di 90° minuto, raccontò il Catanzaro in Serie A e non può non esimersi dal volerlo ricordare qui ai microfoni di RT anche il suo collega giornalista Francesco Repice. Io sono un uomo di 59 anni, di 60 anni e praticamente sono cresciuto con la voce di Emanuele Giacoia, essendo calabrese. E poi ho cominciato ad apprezzarne anche il lato umano, oltre a quello professionale, è una voce inconfondibile. In televisione come in radio era un fenomeno, un fuori classe assoluto. E però ha condotto una bella vita, io l'ho sentito fino a poche settimane fa, lui aveva la meravigliosa e graditissima abitudine di chiamarmi sempre, voleva parlare del Napoli, della sua squadra del cuore e quindi ci sentivamo non sempre ma abbastanza spesso, frequento Riccardo, so che cosa stiamo passando in questo momento perché ci sono passato anch'io, però un consiglio da dare a tutti i giovani cronisti che volessero iniziare questa professione: andatevi a studiare la vita professionale, il percorso umano di Emanuele Giacoia, sicuramente imparerete qualcosa di importante. Buon viaggio Emanuele. Ebbene, siamo in televisione, come si dice, the show must go on. E allora io inizio con presentare nuovamente i nostri ospiti, il mio punto di rottura, Luigi Cosentini, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Raffaella Reda. Buonasera. E Antonio Reda, presidente della Denis Bergamini. Alessandro. Buonasera. Alessandro, secondo me avevi più la faccia da... Ma va bene, bene Alessandro. Guarda, io sono stato... Guarda, a me cambiano nome ogni 2x3, quindi... Ho accettato tranquillamente. Benevento Cosenza, iniziamo con le immagini di quella che è stata la prima vittoria dei Lupi. Luigi Cosentini. La partita è, secondo me, importante per questi tre punti. Eravamo tutti consapevoli, forse, che il Benevento ci avrebbe battuti e siamo andati lì come la vittima sacrificale. Invece ciò non è avvenuto perché in un primo tempo dove noi ancora non abbiamo pigliato le distanze bene, abbiamo pure perso molti palloni a centrocampo, il Benevento ha avuto pure le occasioni per andare in vantaggio, ma noi intelligentemente abbiamo concluso il primo tempo sullo 0-0. Nel secondo tempo invece su un errore di Tello, mentre noi ci aspettavamo una reazione del Benevento per fare questi tre punti, invece c'è stato questo errore di Tello che ha dato la palla da Revi che furbamente si è inserito e ha messo il pallone in rete. Poi il Cosenza è venuto fuori, ha cominciato a giocare, ha avuto pure l'occasione di mettere
in cassaforte la partita sul 2-0, su Florenzi. Su Florenza ha fatto una paratona il portiere del Benevento, loro hanno pigliato un balo pure, però alla fine credo che ai punti ci siamo meritati la vittoria, e questo 3-0 è importante perché ci fa sperare poi nelle prossime partite di affrontarli con più tranquillità e con più coraggio come abbiamo fatto contro il Benevento, perché abbiamo fatto una partita veramente di coraggio e abbiamo portato a casa 3 punti inaspettati che nessuno si aspettava. Poi parleremo di quello che... Assolutamente sì. E con questo bottino dei 3 punti io chiedo anche ad Alessandro. Benevento Cosenza, che partita hai visto? Vabbè, sicuramente è stata una partita dove ci ha visto in un primo tempo soffrire, come diceva giustamente il signor Cosentino. Naturalmente è stata anche una partita dove la fortuna, a mio avviso, ci ha assistito ed è andata bene. Facciamo tesoro di questi 3 punti, ma non bisogna sicuramente cullarsi, perché il campionato è lungo e all'inizio, quindi parliamo ancora di calcio d'estate, quindi per vedere le squadre a pieno regime ci vorranno sicuramente 4-5 partite. Non si vede, ma c'è Antonio Palopoli in collegamento con noi da Acri. Che partita hai visto? Allora, buonasera Vincenzo, buonasera allo studio, buonasera ovviamente a tutti i telespettatori di RT. Allora, lasciami prima di commentare Benevento Cosenza un grandissimo ricordo di quello che è stato uno dei nostri miti, cioè quando eravamo ragazzini, raccontare la Calabria al 90° minuto attraverso le gesta di quel Catanzaro di Emanuele Giacoia non è facile da scordare, per cui un grande tributo ad un giornalista, un grande professionista che, anche se era nato in una regione qui vicino alla Basilicata, però era chiaramente un calabrese ormai al 100%, perché lui fu uno degli artefici dell'apertura della sede regionale della Rai Calabria a Cosenza. Detto questo, il Cosenza ha fatto davvero una grande impresa, perché non dimentichiamoci che da quando è in Serie B, cioè da quando siamo tornati nella cadetteria, non aveva mai vinto la prima partita di campionato. Oltretutto, non dimentichiamoci che nella passata stagione non avevamo ottenuto mai una vittoria in trasferta, per cui aggiungi questo, grande euforismo, grande euforia soprattutto per quanto riguarda questa vittoria di Benevento, meritata soprattutto nel secondo tempo. Primo tempo attendistico della squadra di Dionigi, poi però nel secondo tempo la potevamo chiudere tranquillamente, e questo fa ben sperare. Si dice che se il buongiorno si vede dal mattino. Se il buongiorno si vede dal mattino, certamente i lupi hanno saputo farsi valere in campo. D'altro canto Alessandro parlava prima, no? E puntualizzava dicendo che siamo agli inizi, ancora è tempo di villeggiature ed è tempo di vacanza, ma io direi di mandare adesso, proprio per entrare nel vivo della trasmissione, il video registrato di mister Giancarlo D'Astoli. Ricordiamo, 2 promozioni con il Cosenza in Serie C1 negli anni 80 e nell'82. Ascoltiamo che tipo di campionato sarà. È prestissimo, perché è appena iniziato il campionato, poi è iniziato in un momento dove ancora il caldo si fa sentire, però il Cosenza credo che sia stata la sorpresa di questa prima giornata di campionato. Essere riuscita a vincere a Benevento credo che sia stata una bella impresa che può dare morale alla squadra. Credo che adesso Cosenza ha un trittico di Emiliane, per questo se ne esce indenne da questo trittico, perché piano piano i risultati possono anche creare un certo clima che può aiutare, e può aiutare più che la squadra, credo che deve aiutare la città. Io ho sempre un'idea nel cervello, che Cosenza è l'unica squadra delle città importanti calabrese che non sia andata ancora in Serie A. Spero che prima che finisca il mio ciclo riesco a vederla in Serie A anche rossoblu. Cosenza regina, la regina che non ti aspetti, una squadra che deve uscire fuori, fallita, Gallo che finisce agli arresti domiciliari,
arriva il nuovo presidente Saladini da un percorso che doveva essere minimale, in questo momento fa le cose in grande. Il tuo pensiero che conosce anche Reggio? Ma credo che la Regina, come dicevo prima, Cosenza è una di quelle città che non è andata in Serie A, la Regina invece è una di quelle città che è stata molto in Serie A, credo che sia una città che ha voglia di calcio, stanno cercando in questo momento, dopo che sembrava che questa squadra non doveva iscriversi al campionato, anzi uscire proprio dal calcio professionistico, invece credo che sono riuscito a mettere dentro dei personaggi importanti, dei personaggi che hanno da perdere se qualcosa non va bene, alla fine sono riusciti anche a creare una squadra che è come lo stesso Cosenza, come dicevamo, che il Cosenza credo che sia stata la sorpresa, ma anche la Regina, dopo tutte le vicissitudini di quest'estate, è riuscita a partire bene, credo che allo stesso motivo del Cosenza di riuscire a dare morale per poter continuare in questo campionato, che credo che sia un campionato che dire solo Serie B è poco, perché sembra una due per tutte le squadre che sono entrate in questa competizione nazionale. L'ultima volta è capitato nel 2006 di avere una Serie B così atipica, no? L'anno della Juventus tra i cadetti. Adesso abbiamo Genoa, Cagliari, tanta roba. Tanta roba di squadre che vederle in Serie B per qualcuno dispiace, perché il blasone del Genoa, il blasone del Cagliari, così. Credo che in qualche maniera non è facile neppure per loro, perché la Serie B è un campionato difficile, un campionato che si gioca in continuazione, e d'inverno diventa un problema perché giocano di notte, infrasettimanale, per questo non è facile neppure per loro. Giancarlo, il Cosenza, giovani, ragazzi che arrivano dalla Serie C e poi un grande personaggio come Larry Vey. Beh, credo che sia un punto di riferimento sia per l'allenatore sia per i compagni, credo che sia un personaggio che io ho visto sia la partita di Coppa Italia a Bologna, sia questa con Benevento, è uno che non sembra che abbia i 38 anni e che c'ha sul documento, è uno che si impegna molto, è uno che dà l'animo in campo, per questo credo che sia un punto di riferimento per i ragazzi che iniziano il nostro nuovo campionato. Come allenatore tu hai fatto bene, indubbiamente, da calciatore hai fatto benissimo. Da allenatore hai avuto il momento per svoltare, è quello che sta capitando a Dionigi? Credo di sì, ma credo che questa è la vita degli allenatori, ci sono dei momenti di grande rilancio, poi sono momenti che qualcuno magari si perde, perché tante volte il lavoro di un allenatore dipende anche dai risultati. Credo che Dionigi sembrava che avesse fatto bene, poi aveva perso un pochettino di quota. Adesso io ho visto la squadra queste due partite già con una certa idea, un certo impegno. Lavorano tutti insieme, credo che fanno un buon pressing tutti quanti insieme. Questo credo che abbia iniziato facendo un buon lavoro. Inzaghi invece è una scommessa al contrario. Ma Inzaghi è uno di quelli che ha stravinto qualche campionato e poi qualcosa non gli va per il verso giusto alla categoria superiore, alla B. Credo che sia uno di quelli che attira molto il pubblico, per questo in qualche maniera la squadra ne tragga due vantaggi: uno perché credo che sia capace di fare l'allenatore, due perché è uno che attira molto pubblico. I fatti del calcio torneranno qui con te per raccontare la grande storia di Giancarlo D'Asta. Grazie. Nel ringraziare Giuseppe Milicchio per aver inquadrato i bellissimi lati di Siva in questa straordinaria intervista, non posso che ringraziare anche qui il ristorante pizzeria da Libio, dove oggi noi ci troviamo, dove certamente si mangiano specialità calabresi non indifferenti, quindi mi raccomando, venite tutti qua tra Laurignano e Tessano.
Giuseppe, adesso penso che sia arrivato il momento di entrare nel vivo della trasmissione con assolutamente un primo vero collegamento. Assolutamente sì, allora facciamo un primo collegamento. Prima però velocissimamente, no? Facciamo un giro con i nostri ospiti e ritorniamo anche da Antonio Palopoli. Il primo commento che mi viene da fare è su quello che è stato il tuo avvio della trasmissione, cioè parlare di Emanuele Giacoia, scaletta che condivido perfettamente con te. Era doveroso fare questo tributo a un grande del giornalismo, e se tu noti perché abbiamo messo quella sigla che ti riempie di gioia, la musica della nostra sigla non è altro che la musica di tutto il calcio minuto per minuto, dove Giacoia era uno dei protagonisti. Sicuramente quello ci ha spinto nuovamente a ritornare tra la radio e la televisione e fare informazione nel modo più veloce, più corretto, più cristallino possibile. Però dobbiamo dire anche un'altra cosa, dobbiamo dire che ci mancherà, almeno a me mancherà personalmente, lo dico a Riccardo, lo dico al fratello, un po' alla famiglia. È una cosa che non tutti sanno, ma la sera dopo le trasmissioni squillava il telefono ed era il buon Giacoia che mi diceva: ho condiviso quello che hai detto oppure non mi è piaciuta questa cosa. Quindi fino veramente alla fine è sempre stato un grandissimo tifoso del Cosenza, seguiva le trasmissioni e quindi per lui un saluto. Ritorniamo velocemente con Luigi Cosentini. Luigi, ritorniamo sulla partita perché so che stai scalpitando, poi andiamo da Palopoli e vi preannuncio che abbiamo in diretta Andrea Rughetti, che è il nostro collega giornalista da Modena, perché sì, parliamo di quello che è stato, però dobbiamo parlare anche di quello che sarà. No, io volevo un pochettino alzare il tasso della trasmissione, sennò non è nella mia... Non è nelle tue corde, Luigi. Non è nelle mie corde, cioè, io volevo soltanto dire questo, cioè che la partita completamente è stata una partita fondamentale, molto importante, però non vorrei che questa partita nascondesse quello che c'è, che non va senza calcio, perché noi dobbiamo capire che campionato vogliamo fare. Se vogliamo fare un campionato per salvarci con quello dell'anno scorso, questa squadra potrebbe andare bene, perché effettivamente è una squadra che secondo me non può ambire, non può subire, come dice Gemini, e fare un campionato di vertice, cioè dei playoff. Quindi bisogna capire cosa bisogna fare. Secondo me questa squadra, per fare un campionato diverso da quello che ha fatto negli anni precedenti, per finire di soffrire, perché ogni anno noi stiamo creando, soffrendo in un modo bestiale questa salvezza, quest'anno il Cosenza ha bisogno di una squadra competitiva. Innanzitutto parliamo di centrocampo, questa squadra ha bisogno di un centrocampista di alto tasso calcistico, cioè non abbiamo bisogno di giocatori che devono sono delle scommesse, noi dobbiamo rafforzare un centrocampo, perché un centrocampo forte e protegge con i giovani, cioè noi abbiamo due giovani tipo Zille e Florenzi, ma devono essere collaborati da gente di esperienza, quindi dobbiamo capire che campionato dobbiamo fare. E allora... scusami, finisco, se facciamo un campionato per salvarci, tutto dipende dal budget che il presidente dà al direttore sportivo. Se il budget è quello dell'anno scorso, noi rischiamo quest'anno di fare un altro campionato di salvezza. Se non ha aumentato il budget, rischiamo quello che ho detto prima, di fare un campionato di sofferenza, e noi siamo stanchi di fare campionati di sofferenza. Basta campionati di sofferenza, caro Eugenio Guarascio, basta, non ce la facciamo più, siamo esauriti. E allora Luigi, io proprio su questa frase che hai detto, non l'ultima ma la penultima, Cosenza che così com'è non può stupire. Antonio, sei d'accordo con questa affermazione? Che anche il ruolo, diciamo, un po' che abbiamo noi di cronisti, di giornalisti, di andare a cercare il cosiddetto pelo nell'uovo, no? Vedere sempre quello che si può migliorare, comunque la critica, l'importante è che la critica sia, che possa aiutare, che sia costruttiva. Cioè io dalla partita col Benevento ho visto un Cosenza che nel primo tempo si è difeso, ha corso qualche pericolo, non abbiamo mai tirato in porta.
fatta nel primo tempo, c'è stata quell'occasione in cui Florenzi ha preso l'ammonizione, però poi nel secondo tempo, quando il Benevento ha fatto quell'errore in cui Larry Bay comunque è stato bravo, un grande opportunista, l'area di rigore, andare a prendere quel pallone, anticipare un signor portiere come Paleari, e poi da lì è cambiata la partita, perché addirittura poi Caserta ha messo in campo 4 punte, però Dionigi ha risposto da par suo, e addirittura con uno degli ultimi arrivi, Brescianini, siamo andati anche vicini al raddoppio che il Cosenza avrebbe meritato. Poi è chiaro, lo abbiamo detto anche nella puntata zero, no, la settimana scorsa, questa vittoria può essere una facile illusione. Abbiamo vinto la prima, non vincevamo da un anno e mezzo in trasferta, non avevamo mai vinto la prima di campionato, con 700 tifosi meravigliosi, lo voglio sottolineare, perché pensate, è stata la quinta tifoseria più presente in trasferta nei campi di Serie B, per cui va dato merito, elogio, la vigilia di Ferragosto a questi 700 tifosi ragazzi che hanno così portato il loro entusiasmo al Cosenza. Antonio, guarda, allora io ti blocco solo un attimo, ovviamente il mio parere sarà sicuramente sui generis. A me questo è un Cosenza che almeno per questa prima partita ha stupito, e proprio su questo io vorrei chiamare Andrea Rughetti in collegamento con noi. Allora, vediamo che cosa succede invece a Modena, dove si aspettavano probabilmente un avvio diverso del campionato. Buonasera Andrea Rughetti, da sempre cronista del Modena Calcio. Buonasera Andrea. Buonasera Giuseppe, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Ti posso dire che qui a Modena si è un po' raffreddato l'entusiasmo dopo la vittoria nel campionato scorso di C, la vittoria in Supercoppa, i successi in Coppa Italia contro il Catanzaro e soprattutto la settimana scorsa contro il Sassuolo. Insomma, ci si era abituati a vincere, è arrivata invece la sconfitta all'esordio al Braglia contro il Frosinone, che ha subito fatto capire e comprendere quanto sia duro il pane della Serie B. Il Modena ha certamente pagato lo scotto del noviziato contro la squadra laziale, solida, ben impostata, che ha concesso quasi niente al Modena nel primo tempo e ha sfruttato un errore difensivo per portarsi in vantaggio. Meglio il Modena nel secondo tempo con i cambi e a centrocampo operati da mister Tesser, ma un po' il portiere avversario, un po' la scarsa vena realizzativa di Diav e Falcinelli non hanno consentito al Modena di ottenere un pari che sarebbe stato forse anche meritato. Andrea, Tesser ha detto: speravo di rivedere la stessa prestazione fatta contro il Sassuolo, invece non siamo riusciti a ripeterci, in particolare nel primo tempo. Dopo il primo quarto d'ora, ha detto il tecnico di Montebelluna, hanno preso in mano loro la partita e noi non avevamo collegamenti tra i reparti. Martedì alla ripresa della azione, Tesser è tornato su questo argomento, sulla sconfitta contro il Frosinone, e vedremo se l'analisi sarà stata costruttiva oppure no, lo sapremo domenica sera sulla base del risultato della partita che si giocherà a Cosenza. Il Modena dovrà sicuramente prendere nota attentamente degli errori commessi per non cadere nuovamente negli stessi errori. Non so, Andrea, se volete ti faccio fare una domanda. Ti faccio una domanda. Prego. Andrea, ma questa trattativa con il calciatore Azzi, che sembra essere destinato al trasferimento all'Atalanta, a che punto è? Che novità ci sono oggi che siamo praticamente a giovedì e siamo pronti per essere alla rifinitura per la trasferta di Cosenza? Sì, credo che si andrà alla settimana prossima, perché ancora c'è un po' di distanza. Si sono sentiti anche nelle ultime ore il direttore sportivo del Modena Vaira e i dirigenti dell'Atalanta. C'è ancora un po' di differenza tra la domanda e l'offerta. Il Modena vuole circa 8 milioni di euro, ovviamente un po' più bassa invece l'offerta dell'Atalanta. Il Modena non ha bisogno di vendere perché ha una proprietà
molto solida e non vorrebbe chiaramente cedere quello che è il suo pezzo pregiato, se non sulla base di un'offerta, diciamo così, irrinunciabile. Alla fine probabilmente si arriverà alla cessione, anche perché il giocatore, ovviamente, dopo il campionato splendido giocato lo scorso anno, è un terzino sinistro che svaria molto sulla fascia, va anche al tiro e ha segnato anche diversi gol. Nel campionato scorso è diventato il beniamino del pubblico di casa e dicevamo è probabile che alla fine, anche per volontà del giocatore, si arrivi a chiudere questa trattativa. In questo caso il Modena tornerà sul mercato per cercare un altro terzino sinistro. Perfetto, andiamo invece alla firma di Cragno, di Gagno. Di Gagno, che sì, praticamente ha fatto quell'errore. Ha firmato ieri, sì. Però adesso viene premiato in ogni caso perché è uno dei migliori della categoria. Sì, aveva firmato la settimana scorsa il capitano Antonio Pergreffi e ieri è invece stata la volta appunto del portiere Gagno, che proprio domenica scorsa, nonostante appunto l'errore in occasione del gol, comunque lui ha celebrato le 100 presenze con la maglia del Modena, ha lasciato anche un tweet sul suo profilo Instagram che dice: sento felice ed orgoglioso di questo traguardo, forza Modena. E viene chiamato dai tifosi l'uomo Gagno, è un classe 97, è entrato, diciamo, nella storia del Modena grazie anche ad un gol incredibile che ha fatto il giro del web. Questo video è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo. È un gol che lui ha segnato a tre giornate alla fine del campionato scorso, quando il Modena era sull'1-1 al Braglia contro Limolese, e lui dal limite dell'area ha fatto partire un rinvio di destro con la palla che, grazie anche un po' all'aiuto del vento, è arrivata nella porta avversaria senza che nessun altro la toccasse. Quindi un perfetto gol, Andrea, che io ti ringrazio. Non vieni a Cosenza? No, sarò a casa a vederla attraverso i canali che trasmettono, penso, da Zona. Chi in ogni caso vuole vedere che cosa ne pensano da Modena può andare anche sul tuo canale web, sulla tua radio e TV web, magari possono vedere quello che è il tuo pensiero o ascoltare quello che succede con una visione diversa, cioè quella dei canarini modenesi. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Chiaramente ci vediamo al ritorno, dove saremo presenti insieme. Senz'altro. Allo stadio Braglia. Grazie a voi, buon lavoro e buona serata. Grazie ancora al nostro collega Andrea. Allora, a te. Giuseppe, non mi resta che iniziare di nuovo a chiedere ai nostri ospiti. Cominciamo da Alessandro. Cosenza Modena, ci sarà sicuramente, ci saremo tutti quanti. Che tipo di partita ti aspetti? Mi aspetto innanzitutto una partita con una cornice di pubblico importante, perché conoscendo il tifoso cosentino, galvanizzato da questa vittoria esterna a Benevento, sarà presente sicuramente in massa allo stadio. Mi aspetto almeno 7-8 mila persone io. Poi che partita sarà? Sarà sicuramente una partita per noi difficile, perché il Modena vorrà riscattare questo passo falso, il Cosenza dovrà sicuramente essere caparbio e dovrà mantenere la stessa linea di Benevento, cioè nel senso dovrà cercare di essere attento, sudare, pedalare. Assolutamente sì, quindi rimettere in saccoccia, magari perché no, altri tre punti. E proprio su questi tre punti io chiedo alla mia fantastica collega Raffaella, raccontaci un po', perché io so che tu hai, non so, sei un po' una maga, una strega. Cosa hai consultato? Vediamo un attimo che tipo di risultato avremo per questo Cosenza Modena. Guarda, io non lo voglio dire perché altrimenti mi linciano, però io ho già consultato a casa la sfera di cristallo, che la prossima volta, se mi dice o me lo permette, io la porterò. Ho già scritto delle cose.
no, dei numeri dalla cabala. Insomma, farai il pendolino come faceva Mosca. Io per vedere se è maschio o femmina, però noi ovviamente facciamo vincita oppure no. Però noi parliamo di vittoria, perché comunque dopo questi tre punti straordinari, tre è il numero perfetto, quindi sono tre punti meritati, lui, meritatissimi. Oh no. E se lo dice Raffaele, lui, ci dobbiamo credere. Mi devo inchinare a quello che dice. Io, perché ho visto una grande grinta, anche se non ho visto la partita, però l'ho sentita, non scherzo, ho visto degli spezzoni. Però sono convinta che quando porterò il mio risultato, avendo consultato i Ching, la cabbala, il fondo del bicchiere, mamma mia, chi più ne ha più ne mette, insomma, tutto qua, noi poi con i tifosi del Cosenza andremo anche noi in primo piano, prima fila, andiamo tutti e festeggeremo questa grande vittoria. Vincenza, posso ritornare da Vincenza? Vincenza, c'era Luigi che mentre parlava il nostro collega Rughetti si è acceso perché ha sentito parlare di calciomercato, va via Azzi e Azzi chiaramente preclude all'arrivo di un difensore. Luigi diceva Insigne, ma no, il ruolo... Ho letto, cioè poi non so se è vero, cioè... Vorrei rispondere per la partita col Modena, sarà una partita difficilissima, come tutte le partite del campionato, anche perché questo campionato di Serie B è un campionato difficilissimo. Io no, dicevo che il Modena sta trattando Insigne, quindi sono tutte le squadre che vanno a rafforzarsi, quindi noi dobbiamo affrontare il Modena, come ho detto prima, con grande coraggio, perché la squadra, a mio parere, così com'è, se vinciamo con Modena è un altro grande risultato, perché va migliorata. Purtroppo non lo so quello che succederà dopo, io penso solo che questo campionato è difficilissimo e il Cosenza ha bisogno di acquisti. Ti stuzzico, ti posso stuzzicare però Luigi, su questo che hai detto. Allora, giusto per fare il punto della situazione, ricordiamo che il Cosenza attualmente, proprio nelle ultime ore, ha confermato l'acquisto di un altro portiere, di Leonardo Marsov, classe a 24 anni. E pare, Giuseppe, chiedo anche a te, che stia trattando per Paolo Gozzi e Davide Merola. Allora, che cosa... Entriamo un po', ecco, in questo che è il calciomercato, quindi adesso sono le ultime battute. Sono un calciomercato, quello del Cosenza, che a mio parere non è un calciomercato da una squadra che vuole stupire, perché Gozzi e Merola, che sono due giocatori, non lo so, perché poi il campo è il giudice supremo, sono due giocatori che vengono dalla Serie C. Anche perché guarda, la cosa è strana. Gozzi però vi sto facendo vedere delle immagini. No. Questo è il ragazzo del Foggia. Guardate un attimo le immagini, guardate le caratteristiche. Non vorrei esagerare, perché sennò diamo dei giudizi che sono fuorvianti. Caratteristiche è di un giocatore molto veloce che potrebbe, ma veramente tra virgolette, avere le caratteristiche di Caso. Cioè del giocatore che parte e va. Luigi. Vabbè, io secondo me paragoni poi nel calcio reggono poco. Io non lo so, questo Merola in C può fare quelle giocate, in B è difficile. Tu mi insegni che in B gli spazi sono molto ristretti, cioè le marcature sono molto dure, è un campionato fisico. Cioè io quello che volevo dire, che mi sono dimenticato di dire, Giuseppe, noi la partita con il Benevento l'abbiamo affrontata, ho visto oggi, con 8 undicesimi della scorsa stagione. Cioè ha giocato soltanto Brignolo, come si chiama, D'Urso e Risboli. Poi tutti gli altri, non tutti i giocatori l'anno scorso. Quindi se l'anno scorso abbiamo fatto questo campionato e ci siamo salvati con 35 punti, io non penso che quest'anno possiamo fare la stessa cosa. Abbiamo bisogno urgentemente di rinforzi, io non lo so. Può darsi che avremo un secondo Caso, può darsi che Gozzi sarà un centrale fortissimo. Io penso che questa squadra non... ha grande difficoltà a affrontare questo. E questo abbiamo fatto un lavoretto questa mattina, siamo andati a ricercare anche le immagini di questo Gozzi, addirittura nei siti specializzati delle scorse stagioni lo portavano come un giocatore emergente che doveva diventare il nuovo Chiellini per quanto riguarda la Juventus. Adesso ha fatto esperienze con l'Under 23 della Juve in Serie C, lo vediamo in queste immagini. E poi è passato a giocare con una squadra del campionato di seconda divisione, abbiamo controllato, di seconda divisione spagnola. E anche questo è un giocatore che chiaramente è un giocatore di crescita, non è un giocatore che viene preso per fare sicuramente il titolarissimo della formazione. Ritorno da Cosentini e poi sentiamo Palopoli,
Vincenza, mi dai l'ok? Assolutamente sì, prego Luigi. No, ti chiedo scusa se ti interrompo Luigi, io nel frattempo ti chiederei però di iniziare con quello che è anche il nostro secondo collegamento con mister Roberto Breda, così cerchiamo anche di dare Hai spoilerato un po' la situazione. Esattamente sì, no, su quella che sarà la seconda giornata di campionato, in modo tale che così riallacciamo il discorso. Luigi. No, io sono in disaccordo con Giuseppe, mi perdono. Cioè, io penso che noi stiamo trattando ormai giocatori di Serie C, questa è la realtà, quindi vuol dire che il budget del Cosenza è questo. Noi giocatori che fanno infiammare la piazza non ne abbiamo pigliate e non ne prenderemo più, Giuseppe. Cioè non possiamo dire che Gozzi sarà un grande giocatore, perché secondo me sui giocatori che... Non abbiamo detto che Gozzi sarà un grande calciatore. Gozzi è un giocatore che noi diciamo che dal punto di vista giornalistico riportiamo quelle che sono le notizie che ci vengono fornite. 3 anni fa la parola a Chiellini dicevano che doveva essere il dopo Chiellini. Appunto, Chiellini. Appunto però ha la caratteristica di un giocatore importante. Siamo andati a pigliare a Martino che è una scommessa, mo pigliamo a Gozzi che è una scommessa, mo pigliamo a Merlo che è una scommessa. Cioè su tutte scommesse, noi giocatori certi che possono fare il campionato di Serie B e sono pronti per fare il campionato di Serie B non ne abbiamo pigliato, tranne i primi 3 acquisti che avevano fatto illudere la piazza. Io non vorrei, al ritorno sulla vittoria del Benevento, che questa vittoria possa frenare il nostro presidente, amato presidente, usciamo pazzo per lui, anche perché come si veste e Raffaele ride, ci fa impazzire, avesse frenato gli acquisti. Invece non è così, bisogna fargli capire a Guarascio che se vuole veramente insieme a Gemme stupire, per stupire, io non lo so che significa che fanno cambiato diverso. Antonio Palopoli, è proprio sulla scommessa che se mai la fai, mai la vince, un po' come la schedina. Che cosa ne pensi di questi presunti o probabili acquisti che il Cosenza Calcio potrebbe fare? Allora, io faccio due discorsi, due distinguo. Cioè voglio dire, stiamo trattando dei ragazzi comunque di grande prospettiva che vanno ad arricchire sicuramente l'organico e arricchiranno sicuramente le casse del Cosenza Calcio, perché questi giocatori dovranno fare minuti, ovviamente se vengono a Cosenza. Però voglio anche, non per essere critico, dire una cosa, che se noi vogliamo costruire poi qualcosa per il futuro, non è questo il sistema assolutamente, perché noi andiamo a prendere giocatori in prestito da grandi società per valorizzarli, per poi però ridarli al mittente. È vero, loro ti danno i soldi, ti danno il premio, però così facendo, come abbiamo fatto con Caso, come abbiamo fatto con Millico, come abbiamo fatto con Gori, poi ci ritroviamo ogni anno a ricostruire una squadra e le scommesse vanno bene. Noi ormai a Cosenza siamo convinti sul fattore C di Guarascio, su quello non ci piove sicuramente. Io credo che se lui resterà presidente del Cosenza, prima o poi in qualche modo porterà questa squadra anche in Serie A, non lo dico per scherzo, però poi gli azzardi, le scommesse, sai, un anno possono riuscire, un anno non possono riuscire, come avete visto l'altra stagione le scommesse non sono riuscite con Occhiuzzi, con giocatori in prestito. E poi siamo stati fortunati perché al Chievo è successo quello che è successo, siamo stati riammessi in Serie B. Però voglio dire, non bisogna tanto sempre scherzare con la fortuna. Se a Cosenza si vuole costruire qualcosa di serio, cioè in prospettiva, perché ormai questa città aspetta un obiettivo, allora dobbiamo costruire qualcosa di serio partendo dal settore giovanile, come abbiamo già detto, dalle strutture, e creare qualcosa di importante che ci proietti in un progetto sicuro che faccia diventare Cosenza una squadra che può ambire ovviamente all'obiettivo della Serie A. Però per il momento piedi per terra. Il Modena, chiudo in 30 secondi, il Modena è la squadra più difficile che possa arrivare in questo momento a Cosenza, perché è una squadra ben costruita, un allenatore che ha sempre messo in difficoltà il Cosenza con le sue squadre, l'ultima è il Pordenone, punta anche su Tremolada e su Dio, che sono due giocatori tecnicamente forti, per cui attenzione, Cosenza, alziamo l'asticella dell'attenzione sul Modena, perché se superiamo questo ostacolo ovviamente cominciamo a dare segni di grande maturità.
Antonio, io mentre ti ascoltavo devi sapere che qua in studio c'erano i rumors, no? E allora Luigi scalpitava, no, Luigi, è bello il confronto. No, io penso che, cioè non sono d'accordo che Guarascio ci porterà in Serie A. Neanche io. Secondo me ci porterà in Serie C, se continua così. Invece con questa scala di positivismo. No, Luigi. Non è che ogni anno lui possa pensare di usare il suo di dietro per salvarci, cioè noi ci siamo salvati... sempre per il rotto della cuffia, specialmente nel campionato scorso, mi sono andato all'ultimo 45 minuti. Quindi ma il calcio, vedi, il calcio è fatto così. Ti sto facendo vedere le immagini del grandissimo entusiasmo di Modena appena qualche mese fa, quando hanno vinto il campionato. E poi hai sentito anche Andrea Rughetti, quello che diceva poco fa, diceva è bastata la sconfitta interna col Frosinone e le cose sono andate come sono andate. Io vedo che ho già Roberto Breda, il tecnico, nostro carissimo amico, che è già all'ascolto. Lo possiamo coinvolgere, Vincenzo? Assolutamente, dobbiamo. Benvenuto. Andiamo subito, benvenuto a Roberto Breda. Che cosa dire di Roberto? Ha una carriera eccezionale, ha fatto delle salvezze miracolose, è uno che il calcio lo sa fare, lo mastica e lo mastica veramente molto bene. Buonasera Roberto Breda. Mister? Questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta. Raffaella, non abbiamo... Raffaella. No, volevo fare una proposta a Luigi. Siccome è indecente? No, non è. Luigi, io ho provato, però. Da lì ho visto il quadro di San Francesco. Sono disponibile. No? Perché l'anno scorso, diciamo che ci ha salvato il di dietro. La fortuna di Guarascio. Dammi Guarascio e diciamo a mare. Ho visto il quadro di San Francesco. Io ti propongo, ogni volta che vince il Cosenza. Sì, mister, che siamo, Mamma mia. Beh, abbiamo recuperato mister Breda, la presentazione l'abbiamo già fatta, quindi gli lasciamo il microfono per presentarci questo campionato, mister, e chiaramente siamo già alla seconda giornata, troppo presto, però dobbiamo cominciare a parlare di questo campionato di Serie B. Sì, è presto, però le indicazioni già ci sono, logico che poi dopo cambierà tutto, però insomma mi sembra un campionato ancora più entusiasmante da tanti punti di vista di quello dell'anno scorso, perché ci sono piazze ancora più importanti e anche squadre attrezzate, e quindi veramente è difficile fare previsioni quest'anno, però dopo il campo parlo sempre. E non è detto che certi valori siano per forza confermati. Si vede un pochino di difficoltà, ad esempio, che al Pisa, che nonostante abbia fatto la finale playoff, non è partita benissimo. Ha tutto il tempo per rifarsi, però certamente bisogna cambiare rotta e appunto, soprattutto non bisogna dare nulla per scontato. Bene, molto bello, con realtà che anche se magari hanno lavorato poco, non poco, hanno avuto poco tempo, penso alla Regina, ugualmente hanno fatto cose importanti e si è visto subito per esempio una Regina in grande spolvero, ma anche lo stesso Cosenza ha fatto un'ottima partita appunto con dei punti pesantissimi. È un campionato appunto molto avvincente e insomma, godiamocelo, ecco. Ha parlato già del Cosenza. E il pubblico qui è entusiasta da un certo punto di vista, perché chiaramente c'è stata questa prima vittoria di campionato, e un po' meno per quanto riguarda l'organico, perché un po' tutti ritengono che questa è una squadra che va potenziata. Dalla sua esperienza, e il Cosenza è messo nelle zone basse, diciamo, i bookmaker ci mettono praticamente ancora nella lotta per evitare la retrocessione, è un organico secondo lei, quello del Cosenza o di altre squadre, ancora da ritoccare a mercato aperto? Ma tempo ce n'è, poi bisognerebbe essere dentro la squadra e capire. Credo che un po' tutti ancora faranno qualcosina, credo almeno. Però insomma, è importante tanto, al di là di tutto, a mercato aperto fare punti e fare anche per esempio un campo pesante come quello di Benevento. Poi su quelli che saranno gli obiettivi, appunto io non darei per scontato niente. Nel bene e nel male, perché
appunto, secondo me la B è un campionato che ha già delle qualità, molto anche che tipo di gruppo, di squadra riesce a creare. Quindi insomma bisogna ancora vedere tante cose. Logico che ci sono delle corazzate che hanno un potenziale enorme, penso al Genoa, penso al Parma, penso al Cagliari, penso a tantissime squadre che hanno fatto squadre importanti, quindi insomma hanno sicuramente qualcosa in più delle altre. Però fare punti in questo momento della stagione vuol dire che intanto la mentalità del gruppo è quella giusta, che non cerca alibi ma lavora e basta. E poi dopo appunto credo che appunto tutti quanti ancora qualcosina faranno. Mister Breda, domenica su quale campo andrà a vedere De Visu la partita o rimane a guardare tutto in TV? No, beh, in TV tanto, poi io in questo periodo sono a Genova e quindi per comodità vado a vedermi Genova, quindi però dopo alla fine in TV uno le, insomma, in questo momento della stagione bisogna farsi un'idea generale e capire un pochino tutte le squadre, quindi alla fine poi uno sa vedere tutte quante le partite. Quanta voglia c'ha, mister, di ritornare in panchina? Eh beh sì, un bel po' e tanta, perché è stata la prima volta che per un che sono stato fermo un anno e perché è un bel campionato, quindi spero di riuscire ad avere l'occasione giusta di fare e spero anche presto di partecipare, appunto perché trovo che sia uno dei campionati più avvincenti degli ultimi anni. Se dovesse parlare di Modena-Cosenza, come la inquadra questa partita? Il Modena è una società che ha fatto cose importanti e l'ha dimostrato anche in Coppa Italia, ha avuto la battuta la resta prima in campionato, però è anche vero che ci sta, nel senso che a parte che appunto Frosinone è una squadra sempre temibile e poi insomma all'inizio ci sta, però hanno fatto grossi investimenti e hanno una squadra rodata e secondo me è un'altra squadra che può far bene quest'anno e credo che sia un altro bel banco di prova per il Cosenza dopo la partita di Benevento. C'è Luigi Cosentini che è in studio con noi, non so se riesce a sentirlo, eventualmente bypassiamo la domanda. Luigi, cosa vuoi chiedere al mister? Volevo chiedere a Breda, noi abbiamo due squadre in Serie B che sono in Cosenza e la Regina. No, non sento niente però. Sì, sì, allora ci sono due squadre, mi sta dicendo, e c'è il Cosenza e la Regina, chiudi il concetto così che lo... La Regina era quasi fallita, ha avuto la capacità di lanciarsi con una nuova proprietà questa stamattina e ha fatto una squadra, a mio parere, molto forte sulla carta. La partita con la spalla ha dimostrato che la Regina può essere una candidata ai playoff, se non alla vittoria del campionato. Io vorrei capire perché, credo forse che più esperto di me, perché a Cosenza, con una piazza uguale a quella della Regina, perché c'è un tifo che veramente... Allora, abbiamo capito. Allora, Luigi Cosentini le sta chiedendo, in questo momento la Regina ha cambiato praticamente proprietà, è riuscita subito, d'amblè, a costruire una squadra forte, lo ha dimostrato nella sua partita di Ferrara. Come mai, chiede il nostro opinionista a lei, che è un allenatore molto importante e che sa le dinamiche del calcio, a Cosenza non si riesce a fare quel salto di qualità e quindi a cercare di proporre un calcio, magari una squadra più propositiva ad inizio di stagione? Ma credo che, onestamente, la domanda è molto particolare e non è facile dare una risposta. Penso che la Regina abbia il vantaggio rispetto a Cosenza che negli ultimi 20 anni ha fatto anche tantissima Serie A e quindi a volte ti porti dietro anche questo tipo di storia che ti aiuta nella ricerca di acquirenti. Però onestamente non lo so, ci vuole anche fortuna, sono tante le variabili, bisogna anche avere magari la pazienza di aspettare. Io faccio un esempio, io ho fatto a Salerno 10 anni fa un fallimento perdendo una finale di playoff, eravamo tutti disperati, però da quel fallimento poi è arrivato Lotito che nel bene e nel male li ha portati in Serie A. Adesso certamente non sto augurando al Cosenza di fallire, anzi in maniera più assoluta, però voglio dire che a volte sono gli episodi che fanno
che creano queste opportunità. Anche la stessa Regina, il rischio fallimento era altissimo. Cosenza invece ha una storia negli ultimi anni di continuità, magari con dei risultati non soddisfacenti per la piazza, però ugualmente di continuità. E non è detto che ugualmente però si possa da questa continuità tirare fuori qualcosa. Secondo me Dionigi è un ottimo allenatore, il direttore sportivo che è arrivato è un'altra persona che ha lavorato bene negli ultimi anni, e quindi bisogna secondo me concentrarsi su questo e su quello che si ha e non su quello che non si ha, perché appunto il campionato è lungo, ma faccio un esempio, il Cittadella insegno che vale tutto, perché quindi bisogna concentrarsi solo sul lavoro e basta, senza andare a guadagnare. Grazie mister, grazie, e chiaramente ci risentiremo durante il corso del campionato. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci mister. Giuseppe, guarda, se me lo consenti, io proprio su quello che ci ha raccontato, insomma, il mister, Antonio, vorrei rigirarti questa domanda, che più che altro è un'affermazione. Allora, concentriamoci su quello che abbiamo e su quello che non abbiamo. Cosa ha il Cosenza e cosa non ha ancora il Cosenza? Antonio. Ma quello che abbiamo è quello che ci ritroviamo, cioè un campionato di Serie B che è quasi una A2 e che non dobbiamo assolutamente disprezzare, cioè guardandoci dietro in Serie C le squadre che giocano, il Catania reduce da un fallimento, il Palermo che 4 anni fa è stato escluso dal campionato di Serie B, stiamo parlando di grandi città, per cui noi dobbiamo partire sempre da questo punto, cioè lo diciamo sempre, facciamo gli opinionisti, spieghiamo a quello che vogliamo dire, poi ovviamente ognuno davanti ai teleschermi lo interpreta come vuole, però quando si fanno delle critiche non è che stiamo attaccando il presidente Guarascio, non è che attacchiamo il Cosenza Calcio perché vorremmo che andare subito in Serie A, sappiamo benissimo che quando si vuole andare in una categoria superiore ci si deve programmare. E a Cosenza ovviamente da qualche anno stiamo vedendo dei campionati in cui ogni anno si cambia una formazione, cioè io faccio una battuta, la dico, no, e per andare in Serie A bastava tenere un po' di giocatori, Garritano, Tutino, Falcone, ecco, però sappiamo benissimo che le dinamiche calcistiche non funzionano così, però piano piano ci stiamo arrivando. La mia battuta prima, che giustamente non trovava d'accordo Luigi, cioè che Guarascio prima o poi ci porterà questa squadra in Serie A, voleva essere un augurio, ma voleva essere anche sicuramente un modo per far capire che prima o poi, come ormai tutti quelli che amano il Cosenza sanno, che questa opportunità arriverà. Quando arriverà comunque dobbiamo farci trovare pronti, nel senso che dovremmo avere una struttura, per costruire questa struttura bisogna fare esperienza, noi l'esperienza la stiamo facendo in questa che per me per il secondo anno consecutivo è una serie A2, perché se andate a vedere i numeri, gli spettatori dei campi della prima giornata di Serie B vi accorgerete di quanto stiamo dicendo. Ecco, questo da cui quello che abbiamo è qualcosa che noi dobbiamo sicuramente mantenere, però dobbiamo attraverso il mantenimento di questa categoria costruire un progetto veritiero, futuristico, che faccia e possa portare Cosenza dove vuole arrivare la squadra, la società, ovviamente questa grandissima tifoseria. Perfetto, e quello che, Vincenzo, è quello che ha detto Breda, no? Cioè, lo ha detto, ci sono due strade per arrivare allo stesso obiettivo, cioè quello della continuità, che potrebbe essere quello che sta facendo il Cosenza, oppure il cambiamento, cioè qualcuno che arriva e alza velocemente quella che è l'asticella. Ma quest'anno il Presidente non ha mai parlato di alzare l'asticella, ha detto faremo, ecco, un tantinello. Luigi, quel tantinello. Ma il tantinello, secondo me, significa fare un campionato un pochettino meglio di quello dell'anno scorso. Il problema è che dice Antonio, tu pure, sai, programmare la Serie A
con Cosenza che ogni anno cambia allenatore, direttore sportivo e giocatori, ma come se non hai un parco giocatori di proprietà tua, se tutti quanti vengono in prestito e sono tutti svincolati, come la costruisci questa programmazione, questo progetto con questo presidente? Non costruisci mai. Quindi il tantinello, Giuseppe, significa fare un campionato secondo Guarascio un pochettino migliore di quello dell'anno scorso. Quindi io direi che invece voglio partire, e finisco, da quello che ha detto Gemmi nella prima conferenza stampa. Ha detto: io vi voglio stupire. A mio parere stupire significa che noi non bisogna aumentare tantinello, ma bisogna cercare di andare a fare i playoff. Chi si stupire? Stupire potrebbe dire anche un'altra cosa. No, stupire potrebbe dire anche un'altra cosa, cioè riuscire ad ottenere il risultato anche con mezzi che non sono quelli che può in questo momento avere la Regina, che mette sul mercato delle cifre molto più importanti. Quindi diciamo stupire barra scommessa. Gli ultimi due giocatori che arrivano sono due giocatori di prospettiva, quindi stupire sicuramente, scommettere è una nuova scommessa, quella che sta facendo quest'anno il Cosenza Calcio, e lo stiamo vedendo anche con le interviste che si stanno snocciolando una dopo l'altra. E facciamo l'esempio del tecnico Dionigi, che ha prima parlato di una Cosenza che aveva bisogno di 4-5 elementi. Noi abbiamo ritenuto che si parlasse di 4-5 elementi già pronti per andare in campo, giocatori rodati di categoria. Si è virato probabilmente su una scelta leggermente diversa, cioè su giocatori che completano l'organico. Perché? Perché da quello che dicono in questo momento nelle interviste i protagonisti del Cosenza Calcio, c'è stata probabilmente qualche sorpresa in positivo nell'organico dello scorso anno, che ha dato quel tantinello in più che probabilmente nessuno si aspettava. Quindi mano a mano prendiamo atto di quello che dice Luigi, ma dobbiamo prendere atto anche di quella che è la realtà. Cioè, il tantinello vuol dire tantinello. Non dobbiamo pensare che il tantinello vuol dire alzare l'asticella. Questa è la realtà, che piaccia o non piaccia. Poi questa realtà può cambiare se Gemmi, i calciatori e l'allenatore riusciranno veramente a stupire con quello che è l'attuale organico. Vincenzo. Beh, Giuseppe, sicuramente hai fatto un'analisi più che lucida di quella che è l'attuale situazione. Vorrei fare un'ultima domanda, te la servo così in calcio d'angolo, dai, mettiamola in questo modo per rimanere in tema di calcio. Ad Alessandro, il calcio in realtà è fatto sostanzialmente di occasioni, e allora c'è chi come Antonio ci racconta che magari un domani il Cosenza, proprio con il presidente Guarascio, potrebbe andare in Serie A, oppure, come dice Luigi, chissà, magari scenderemo in Serie C. No, io se no mi malauguratamente, no, malauguratamente chissà. Già mi chiamano uno che conta, invece non è vero, perché io sono abituato a dire le cose, il mio parere è questo. In maniera molto diretta. Io penso, certo, che in questo momento la Serie A è un sogno. È un sogno. Chi la Serie A l'ha fatta? Ma ragazzi, sognare non costa nulla. Vincenza. Vai Giuseppe, dai, grazie, vai Giuseppe. Grazie Vincenza. Allora, a questo punto ho il piacere di avere con noi in collegamento telefonico dalle spiagge calabre Luciano De Paolo, uno che la Serie A l'ha fatta, uno che lo scorso anno ha fatto benissimo con il Lecco e ha preso la squadra che era praticamente nelle ultime posizioni di classifica. Ogni tanto ci siamo messaggiati, gli ho detto: vai Lucianone, porta più in alto che poi questa squadra. È arrivato al quinto posto, ha giocato anche i playoff di fine campionato. Buonasera Luciano De Paola. Buonasera a tutti, che piacere sentirvi. È un piacere nostro, non solo il mio, di Luigi Cosentino, che ti saluta in studio, di Raffaella, di un po' di tutti, e chiaramente di Vincenza Gallo, che è la nostra conduttrice. Allora, cosa fai, che cosa vuoi fare, a parte le vacanze? Allora, in questo momento, dico la verità, sono sdraiato sotto l'ombrellone, tranquillo, stavo sfogliando un po' i giornali, stavo guardando un po' la C. Ho visto che ancora prima di cominciare ne sono andato Marchionne, cioè si comincia molto bene. Insomma.
però io sono in vacanza fino a fine mese, poi rientro e poi comincio a girare, a mettermi a pacchia. Il mio periodo di solito è fine settembre, metà ottobre, quello è il periodo dove subentro di solito. Adesso vediamo. Ci parli di Regina e di Cosenza? Hai già visto qualcosa? Hai visto la prima partita di campionato? Allora, Cosenza è una squadra tosta, solida, compatta. Questo è quello che posso dirti. Una squadra che ha fatto due risultati, anche a Bologna secondo me ha perso 1-0, però è una buona gara. E domenica e sabato mi sembra che abbia fatto una partita importantissima. I presupposti per una partenza importante ci sono tutti. È normale, Dionigi è un allenatore 3-5-2 sparato, che in fase di non possesso diventa un 5-3-2, però devo dire che gli interpreti in questo momento sono molto, molto buoni e speriamo che faccia un campionato che non faccia tribolare come l'anno scorso, anche se poi ti salvi in quella maniera, porti 20.000 persone allo stadio, è anche una bella storia, insomma. Sulla Regina devo dire che Pippo l'ho visto l'anno scorso a Brescia, è stato esonerato in malo modo, pensavo non accettasse, invece alla fine la nuova proprietà gli ha messo a disposizione una squadra importante. Penso che la Regina possa fare un campionato importante, anche se secondo me ci sono Cagliari, ci sono tante squadre che possono fare, Genova, sono squadre che magari per i primi posti della classifica lotteranno quelle squadre là. Calciomercato, siamo ancora con questo mercato aperto. Tu che sei un allenatore non gradisci, ritengo, un mercato aperto fino alla terza di campionato. Il Cosenza sta prendendo dei giovani di prospettiva. Ritieni che questo sia il cammino giusto per poter affrontare il campionato? Guarda, il cammino giusto è per il calcio italiano questo. Io l'anno scorso, quando sono arrivato all'Ecco, c'era una squadra con mi sembra 13-14 vecchi, poi il presidente ha voluto ridimensionare tutto e alla fine giocavamo con 7 under a tutte le partite, 2002, 2001, 2000. Io penso che il calcio deve andare in questa direzione, anche in Serie B e in Serie C, dove magari i proventi non sono come in Serie A, però bisogna avere anche la forza di farli giocare i giovani e aspettarli, perché il giovane è un giocatore che rispetto al vecchio, se cresce e cresce bene, ti può dare una grande mano. E quindi io penso che la strada che ha intrapreso il Cosenza sia una strada importante, meno la Regina, perché Inzaghi, conoscendolo, vuole giocatori già fatti e pronti per giocare. Perfetto, Luciano. Allora, io ti lascio alla tua sdraio. Chiaramente ancora goditi il mare. E noi durante il corso del campionato ti andremo a disturbare, sperando invece che tra Cosangeles rimane sempre nel mio cuore. Cosangeles nel tuo cuore, e io lo so che tu vorresti essere su questa panchina, no? Sulla panchina del Cosenza per riscaldare. Io penso che in quei due anni che sono stato a Cosenza abbia dato. L'altro giorno mi ha chiamato Rispoli, no? Che è stato un mio giocatore nella primavera del Brescia. Ed è stato uno di quei giocatori che quando è arrivato là veniva dal fallimento della Salernitana e l'ho fatto venire là e quindi poi dopo praticamente gli ho fatto fare la fortuna, no? Perché il mio direttore del settore giovanile voleva solo Bresciani, ma io, siccome aveva un po' di personalità con Corioni, gli dissi che questo era un giocatore che poteva fare una buona carriera e alla fine ci ho visto giusto. E quando è entrato sotto il sottopassaggio ha visto le mie foto, mi ha chiamato subito, mi ha detto mister, ma là ci sono le foto. Gli ho detto scusa, ma guarda che io a Cosenza non sono il sindaco, ma sono stato quasi sindaco come Mancini. Perfetto. grazie Luciano, e grazie a voi, in bocca al lupo per te, una panchina velocemente. Per il momento finisci le vacanze e poi ritorni in panca, così godiamo, no? E faremo il tifo. Sì. L'anno scorso ho fatto il tifo per il Lecco, vediamo il prossimo anno quale sarà la squadra da seguire. Mi fa piacere, grazie a voi per la telefonata. Grazie a Luciano De Paola. Vincenza, siamo in chiusura. Io vi ringrazio e ovviamente vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21 su RT, canale 14 del Digitale Terrestre. Grazie per averci preferito.
Oh,